Grazie. Grazie, Flavio. Allora, insomma, siamo in chiusura, l'ultimo pezzo. Allora, per chi proprio non potesse fare a meno di ascoltare questi brani, c'è il disco in vendita nello stand dove si vendono, il disco Woman's Land. Ci sono anche altri personaggi che ovviamente non abbiamo il tempo di far ascoltare oggi. E chiudiamo con un personaggio musicale, ovviamente non poteva mancare almeno una figura femminile. Allora abbiamo pensato ovviamente a una voce, perché poi la voce è il territorio in cui le donne sono espresse in modo insuperabile, ma fin dalla notte dei tempi, al di là dell'epoca moderna. E allora la scelta poi alla fine è caduta su un personaggio che abbiamo tutti amato tantissimo, che è Ella Fitzgerald, nel senso che, non so, io ho avuto personalmente, ho avuto la fortuna di vederla più volte, ascoltarla, vederla dal vivo cantare, lo ritengo un regalo che mi è stato fatto proprio dal cielo, perché è stata una delle fortune che possono capitare nella vita, cioè sentire cosa può essere la vertigine del canto, a quali livelli può arrivare, di sensibilità, di fantasia, di stupore, di meraviglia continua. Questa era Ella Fitzgerald e così la ricordiamo con questa composizione di Stefano. Ella.
album con Francesco Puglisi, vieni avanti, Francesco Puglisi al contrabbasso, fatti vedere, avanti, avanti, Giuliano Rive, il Mazzariello al pianoforte, avanti anche tu, grandissimo Jeff Ballard alla batteria, Jonathan Kreisberg alla chitarra, e ovviamente Stefano Di Battista ai sassofoni.